Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut. Oggi con una nuova card review. Signori, finalmente ci hanno messo 3 giorni, 4 giorni, si sa quanti ne sono stati per riuscire a far uscire le carte di sindacato. E adesso che sono uscite tutte, ho capito il perché. Ho aspettato a lungo quello che è il mio archetipo preferito da sempre, da quando inizio a giocare a Gwent, è l'archetipo Talion. Non a caso Graden è la mia carta preferita di sindacato da sempre. E sono rimasto completamente deluso, perlomeno non da tutto, ma vedremo nello specifico da quali carte, di tutta l'espansione di sindacato. Cioè, nel senso, sindacato al netto dei fatti, dopo 12 carte, ha preso una carta e mezzo giocabile. Una carta e mezzo giocabile, ovviamente mi riferisco a Stana Streghe, più, vedremo dopo, il signor Bruto, che sarebbe anche una carta forte se solo avesse un minimo di supporto. A questo punto, prima di andare a vedere nello specifico le carte di sindacato di questa nuova espansione, Colpo di Thaned, andremo a pensare anche a quello che potrebbe essere la nuova patch. Cioè, ci sarà una nuova patch, ci saranno dei rework, ci saranno dei buff, probabilmente dei nerf. Non sappiamo niente della patch Nods. L'ultima speranza rimane quella, perché ad oggi l'archetipo taglie. Posso dirlo già da adesso, non ho paura di sbilanciarmi, è un flop clamoroso. E adesso vedremo il perché, se non già con le carte vecchie, carte come Fabian Ale, non sia abbastanza. Parlerò per ultimo di questa carta. Parlerò per ultimo. Questa volta farò al contrario. Vi ricordo che i voti vanno da 0 spaccato a 10 lode, dove 0 spaccato sono le carte che fanno talmente schifo che non vedranno il gioco mai e poi mai, neanche per sbaglio. E 10 lode sono meta definer o di fazione, o addirittura dell'intero meta di Gwent. Parlerò per ultimo dell'esperto imbonitore, perché non voglio partire con questa carta. Non voglio partire con questa carta. Partirò da Epurazione, dalla rara Crimine. 5 provision in live. Signori, ho fatto una piccola analisi. Le 5 prov, a meno che non sono dei tool di controllo, quindi uno sparo, devono fare almeno, per renderci conto, devono fare almeno 7 punti flat. Cioè devono fare almeno 7-8 punti. Se non fanno 7-8 punti, non sono neanche da prendere in considerazione. Nel caso invece dei tool di controllo, devono almeno sparare 5. Questo è un discorso generale. Andiamo a vedere quindi Epurazione nello specifico, che è un tool di controllo perché ci permette di danneggiare 3 unità nemica. Aumenta di 1 i danni per ogni cacciatore di streghe nella tua metà di campo, e secondo me questo è il problema. Cioè fare 3 più X, dove X è il numero di cacciatori di streghe nella tua metà di campo, è tremendamente negativo. Sarebbe stato molto più forte, molto meglio, se i cacciatori di streghe contava quelli in mano, perché in mano 2-3 cacciatori ce l'abbiamo sicuro, ce l'abbiamo sicuri. E quindi arrivare a sparare 5, secondo me, è il minimo aziendale per cui questa carta possa vedere gioco. Col rischio che non arrivi a sparare 5, questa carta fa veramente schifo. Ed è il fatto che con colpo di grazia mette una taglia sull'unità nemica più forte, peraltro non la scegliamo neanche. Cioè il va sull'unità nemica più forte è simile a Stana Streghe, ma Stana Streghe lo fa ogni turno, ha un senso. Questa andiamo, dobbiamo prendere un colpo di grazia, dobbiamo giocare i cacciatori di streghe per fare che cosa? Per vedere Natalia sull'unità più forte nemica, che magari è un'unità cavvero. Questa carta per me è abominevole. È abominevole, fa schifo, fa proprio ribrezzo, fa proprio nel design, in tutto, non rientra nei parametri dei punti, non rientra, non è una rewards buona. Che la taglia vada sull'unità nemica più forte, perché magari non volete andare sulla unità nemica più forte, ma volete scegliere voi dove mettere la taglia. Questa carta fa schifo dal design alla forza, a tutto. È una carta di merda, senza giri di parole. Fa veramente schifo, non sarà mai giocata, perché questo archetipo non esisterà, proprio perché loro hanno deciso di fare carte come questa. Questo archetipo non esisterà, perché vi ripeto, il Bruto, lo andremo a vedere dopo, è una signora leggendaria. E non merita questo supporto schifoso che viene dato dalle carte, da queste carte, che sono veramente uno scempio, sono un affronto ai giocatori di Gwent e di sindacato. Proporre delle carte del genere sono vergognose. E vi ripeto, ho voluto partire da questa, perché le parole che riserverò per questa saranno di gran lunga peggiori di questa qua.
Epurazione fa schifo. Quindi è una carta a cui io do 2 perché proprio fa pietà. E do 2 semplicemente perché nel setup ideale questa carta potrebbe diventare anche decente. Nel setup ideale che non ci sarà perché questo mazzo non esisterà. L'ho testato già in live e fa completamente schifo. Andiamo avanti. Octavia Hale, quindi questa carta 2. Octavia Hale, signori, che cosa hanno fatto? Hanno praticamente fatto la leggendaria, che è la versione con tipo l'username, tipo il tag, no? Tipo il nick. Il bruto sarebbe Ignazio Sale. Sarebbe Ignazio Sale il bruto. Poi c'è Fabian Hale il farabutto. Quindi Fabian Hale e il farabutto sono la stessa persona. Il bruto è la stessa persona di Ignazio Sale. E Octavia Hale, che è la madre, e lo scopriamo da qua che è la madre, è Stana Streghe. Quindi Octavia Hale è la madre e Stana Streghe. Questa è la famiglia. La famiglia Hale. Octavia Hale che è la madre. Ignazio Hale che è il bruto. E Fabian Hale che è il farabutto. Che cosa fa Octavia Hale? È un umano cacciatore di streghe con 7 di body, 7x7, che come schieramento ci pesca fino a due figli di Octavia, quindi una di queste quattro carte. Quindi uno tra il bruto, Ignazio Sale, il farabutto, che sarebbe la versione con nick di Fabian Hale, e nell'espansione 1 che è uscito il sindacato, eccolo qua, che è uscito il signor Fabian Hale. Sta carta, quindi questa signora Octavia Hale, che io ribattezzerò Olivia perché ormai l'ho sempre chiamata Olivia, quindi per me sarà Olivia aga Octavia Hale, pesca fino a due figli di Octavia, quindi uno, due, fino a due tra queste quattro. Poi rimescola nel mazzo lo stesso numero di carte, quindi fondamentalmente è un tutor in mano, quindi una sorta di peschino in mano, una sorta di Vanadyne che metteva gli agguati e vi rimetteva le carte nel mazzo. Questa non ve li crea dal nulla, ma ve li prende dal mazzo e li scambia con due carte che non volete. Il problema di sta carta è: A, di figli buoni Octavia ne ha fatti due, perché il farabutto e il bruto sono due signore carte. Fabian Hale fa ribrezzo. Farebbe scappare anche un non so, farebbe scappare anche un non vedente, e mi dissocio da quello che ho appena detto. E l'altro tizio che è Ignazio Sale, che è veramente imbarazzante, imbarazzante. Quindi una carta fondamentalmente che dice pesca due figli, e sono due figli specifici perché le altre due carte non le volete giocare nel mazzo, fa abbastanza schifo. Se fossero stati tutti e quattro giocabili, vi avrei fatto un discorso diverso. Intanto, sta carta ve li mette in mano al posto di altre carte. Quindi, in situazioni tipo round 3, c'ho 4, round corto, c'ho 4 gold in mano. Voi vi andate a togliere una gold per un'altra gold, non è il massimo. Sarebbe stata molto più forte, innanzitutto, se avesse avuto una passiva. Quindi, sta carta entra in gioco e una volta che vi ha pescato le carte, non fa nient'altro. Non è una minaccia, è una 7x7, non fa niente. Vanadyne è un engine, deve essere rimosso, se no fa un sacco di punti. Questa poteva avere una passiva, poteva dire che, non lo so, che ogni volta che giochi un cacciatore di streghe metti una taglia sull'unità più forte nemica, una roba del genere, sparata a caso. Ogni volta che metti una taglia fai un danno all'unità, ogni volta che metti una taglia fai una moneta in più. Fai qualcosa, figlia mia. Non puoi fare solo quello che c'è scritto qua. Fa schifo anche questa carta. Fa schifo anche questa carta. È una carta di cui l'archetipo ha sicuramente bisogno. Perché avete bisogno di un tutor. Volete giocare Devotion? Solo banca non basta. Sicuramente Octavia vi serve. Anche perché non vi potete. Il bruto è una carta fondamentale per questo archetipo. Non lo potete missare. Quindi avere il tutor del bruto. Ok. Ma sta carta era molto più forte se fosse stata 2 di body. Uno dei figli lo mette in gioco, l'altro lo mette in mano. Cioè, sta carta deve mettere in gioco il figlio. Non lo può pescare nella mano e non fare niente, non essere un engine. Se peschi dalla mano, deve essere un engine. Se non peschi dal. Cioè, se non sei un engine, devi metterlo in gioco. Per forza. Cioè, per forza, raga, dai, non c'è da discutere. Quindi la carta sì, fa schifo. La carta fa schifo. Perché è molto meno forte di qualsiasi altro tutor del gioco. E che me lo fai pagare uno in meno, non me ne importa niente. Me lo fai pagare 8,
come gli altri tutor, gli metti due di body, me lo fai pagare 8 e lo metti in gioco. E allora ok. E allora mi va bene e la gioco super volentieri. Così no, così non la gioco volentieri. Di round 1, immaginatevi round 1 dove dovete andare deep nel round. Quindi volete carte giocabili dalla vostra mano. E non vi potete andare a prendere il bruto e il farabutto. Perché il bruto non lo volete giocare round 1. È sbagliata per quanto è brutta. È fatta male. Fa schifo anche questa. Purtroppo. Cioè, mi ritrovo qui a dire che due carte sulle quattro rivelate fanno schifo. Avete capito la terza? Che cosa vi aspetterà? Questa carta è una carta di cui l'archetipo ha bisogno, ma non è effettivamente forte. Quindi non posso dargli più di 6. Cioè, questa gli do 6 perché è una carta che se sto archetipo lo vogliamo provare a giocare, ce la devo mettere per forza. Mentre questa non è detto che ce la metto, per quanto fa schifo. Lei ce la devo mettere per forza. Perché devo, il bruto lo devo pescare in qualche modo. Perché il farabutto mi serve. Ma tolte quelle due. Se io pesco quelle due. Cioè io metto solo quelle due carte nel mazzo. E io le pesco già. A cosa mi serve sta carta? A niente. Quindi gli do 6 perché è Olivia. E a Olivia gli voglio dare 6. Non gli voglio dare insufficienza. Ma sta carta fa schifo. Andiamo dal bruto. Andiamo dal bruto. Ringraziando il Signore e il cielo. E tutti i santi in paradiso. E anche la Madonna. A cui voglio molto bene. È la carta finalmente bella. È una leggendaria forte. È una leggendaria che si può chiamare tale. È una leggendaria su cui noi vorremmo anche buildare il nostro deck se solo il resto delle carte non facessero schifo completamente. Ci builderemo anche il mazzo intorno al bruto. Se avessi un minimo di supporto da carte abominevoli. Umano, cacciatore di streghe. Profitto 0, schieramento si potenzia di 0. Aumenta il profitto. Ogni volta che mettiamo una taglia su un'unità nemica, aumenta permanentemente il profitto di una di queste unità. Il profitto, peraltro, può andare over profit. Cioè, quindi, se mettete 10 taglie, arriva a 10 di profitto. E, per esempio, con un mazzo jackpot potreste buffarlo di 10 se siete già full coin, come finisher. Oppure, con schieramento si potenzia di 0, dove è il valore del potenziamento è pari alla forza base dell'ultima unità con taglia distrutta. Cioè, questo significa che lui di base è una 6, si potenzia di X, dove X è la forza base dell'ultima unità distrutta che aveva una taglia su di essa. Quindi, se era una 6, mediamente sarà una 6, no? Tutti i mazzi ormai hanno una 6 di body, una 6-7 di body. Quindi entra già 12, quindi è una 12 per 13 che ha profitto X, dove X è il numero di taglie totali che abbiamo messo nell'interno della partita. L'ho provata diverse volte e devo dirvi che a fine partita arrivate tranquillamente a mettere 10 taglie con archetipo full taglie, quindi può arrivare ad avere profitto 9 e può arrivare tranquillamente ad avere dai 12 ai 15 di body in base ai 14 di body, in base se avete ucciso una 8. Poi se state contro mostri, quindi grifone, quale che sa, robe del genere, diventa immenso. Però di base su una 6 diciamo che una 12 per 13 prov che di media fa qua profitto 4. Quindi fondamentalmente è una carta che gioca per 16. Pensatelo così, una carta che gioca per 16 nell'immediato per un archetipo lento come l'archetipo taglie è manna dal cielo. È una win condition, è una finisher, chiamatelo come vi pare. Sta carta è una di quelle carte che servono a un archetipo per dare una motivazione nel costruire l'archetipo. Solo che queste carte hanno bisogno di un supporto. Perché mannaia, se non avesse trivella, da solo non basterebbe. E il bruto ha bisogno della sua mannaia. Il bruto ha bisogno della sua mannaia. Non c'è. Non c'è la sua mannaia. C'è sta una streghe. Ma non basta. C'è bisogno di altro. C'è bisogno di altre carte forti che generano taglie. Perché Caleb al momento fa schifo. Speriamo in un rework di Caleb. Le bronzo da 4 provision. Questo tizio che fa schifo e dove adesso lo andremo a recensire alla fine, non è manco caccia fatalmente schifo che non è neanche cacciatore di streghe. Quindi non va neanche a potenziare sta merdata qua. Cioè, allucinante. Allucinante, fa uscire un tizio che non è cacciatore di streghe. È una cosa che mi può dare far andare il sangue al cervello e innervosirmi improvvisamente, perché non, queste sono prese in giro
Cioè, palesemente fanno uscire delle carte che non vogliono che loro entrino. Immagina, fa uscire delle carte per l'espansione, vendere un'espansione e fare delle carte che volutamente non vuoi che entrano in meta. Ditemi il senso di tutto questo. Ditemi il senso di tutto questo. Perché io non lo riesco a trovare. Mi verrebbe voglia di scrivere alla CD Projekt e chi ha fatto queste carte, per capire il perché l'ha fatte volutamente così schifose. Vorrei una risposta da CD Projekt. Ecco, nei commenti, se magari mi rispondesse qualcuno, mi farebbe un grosso piacere. Il Bruto, comunque, è una carta che quindi mediamente, secondo me, giocherà 16x13 nell'immediato. Ed è una carta di cui questo archetipo ha tremendamente bisogno. Peccato che l'archetipo faccia schifo. Ma sicuramente al Bruto do 9, che è l'unica carta decente di sindacato dopo Stana Streghe che vedrà. Avrebbe visto, cioè, Stana Streghe continuerà a essere giocata perché worka bene con Nine Pockets. Il Bruto purtroppo ha bisogno di un archetipo. L'ho detto in live. Mannaia, se non fosse per la passiva di Nine Pockets, che gli dà una coin in più, che gli permette di spendere subito le coin che fa, Mannaia non si gioca in nessun altro leader oltre Nine Pockets. Quindi anche una carta forte come Mannaia, che probabilmente è la leggendaria più forte di sindacato, al di fuori del leader per cui lei sinergizza alla perfezione, non è una carta giocata da nessun altro leader. Questo vi fa capire quanto sia importante che una carta riceva l'adeguato supporto o dal leader o dalle altre carte del mazzo. Il Bruto al momento è una carta che stand alone, quindi da sola, è fortissima, ma non basta perché ha bisogno comunque di un archetipo per dargli un minimo di value. Un archetipo che ad oggi non esiste e non esisterà neanche dopo la patch. Cioè, dopo l'espansione, forse dopo la patch potrebbe esistere. Ma veniamo al clou, al clutch time che mi sono lasciato alla fine perché questa carta ha bisogno di essere proprio esplicata in una determinata maniera. Questa carta ha bisogno di essere commentata. Non è un cacciatore di streghe e quindi già la potremmo bocciare immediatamente. Una 4x4. Ascoltate bene, udite bene. Abbiamo capito quindi ufficialmente che la 4 prove di ogni fazione sarà una carta con legame. È ufficiale perché Scoia'tael ha la sua carta con legame, ha 4 prove, Nilfgaard ha la sua carta con legame, quindi è ufficiale che dopo questo legame anche di sindacato tutte le 4 prove di questa espansione avranno legame. Signori, questo legame che leggeremo dopo, ma questa carta penso che sia la carta più schifosa che sia stata mai creata nella storia di Gwent, e non tanto per i punti che fa, non tanto perché alla fine è una 6x4. Questa carta fa schifo perché non ha senso di esistere, di essere fatta, non ha senso alcuno. Mi spiegate che cosa serve avere profitto 1 e schieramento danneggia di 1? Cioè, avere profitto 1 e danneggiare di 1 quando entra in gioco è una carta che non fa né uno e né l'altro, non è né carne né pesce, non è niente. È proprio uno schifo. È una carta che è stata disegnata a caso, è stata buttata, riempita in fretta e in furia perché do dobbiamo farci una 4 proprio di sindacato. È più brutta di questa, non la potevate pensare. Questa forse è la prima carta a cui io darò zero spaccato, ma non solo nello schifo dello schifo dello schifo del design. Perché è una carta che non verrà mai giocata, è una carta che non ha senso di esistere, è una carta che non dovrebbe neanche essere proposta. E io non oso immaginare che ci siano state delle persone che abbiano potuto fare una riunione, che abbiano potuto portare questa carta e dire pubblichiamo questa carta, e ci siano state delle persone all'interno della stessa riunione che abbiano accettato che questa carta venisse stampata. È una vergogna imbarazzante, clamorosa. Vergognosa, non ho altre parole. Sono schifato dalle carte di sindacato. Questa carta è proprio l'apice dello schifo assoluto. Me la sono lasciata alla fine perché voglio che vi entri bene nella testa che quando vedrete giocare per il sesto mese consecutivo, forse il settimo, non so a quando siamo arrivati, Mannaia, Trivella e Nine Pockets, la colpa è solo ed esclusivamente degli sviluppatori che non ci hanno dato un'alternativa valida a un mazzo che si gioca da 6 mesi fino allo sfinimento perché fanno carte come questa. Questa carta non è cacciatore di streghe, fa profitto 1, non serve a niente, danneggia di 1, non serve a niente. Immagina giocarla in 2x per attivare le gare. Cioè, immagina giocare una carta che fa schifo in 2x per
per attivare legami. Non me ne frega niente che avete fatto il salsicciotto molliccio, come si chiama, il tartufo molliccio. Non me ne frega niente, che tra l'altro questa carta sarà OP. E poi vi spiegherò anche il perché con Scoia'del. Ma questa cosa è abominevole. È abominevole. È imbarazzante. Questa carta non devono farla uscire, perché se fanno uscire questa carta, io la vedo in collezione, la disincanterò, perché è una carta che mi dà un fastidio pazzesco. È imbarazzante. Questo è il primo zero spaccato che io do. Per me è la carta più scarsa di Gwent in tutto, nel design in tutto. Proprio uno schifo totale. Non potevano farla una più brutta di questa, era impossibile. Se si impegnavano a fare una roba che dovesse far schifo, non avrei mai pensato che arrivassero a tanto. Questa carta merita più tempo di tutto il resto, per farvi capire che anche la comune, che voi pensate è la comune può essere di una solidità pazzesca. Pensate al porcellino. Pensate al porcellino nel primo set, che era una 4 prov meta definer. L'hanno dovuto nerfa 5. E ora pensate a questa schifezza qua, abominevole, riprovevole, che hanno avuto il coraggio di stampare, perché qua ci vuole un fegato proprio, vuol dire che tu sei sfacciatamente... Basta, non voglio troppi aggettivi, non voglio più parlare di sta carta, non so come ho trovato la forza per fare la review di sindacato, perché però il bruto mi ha dato la forza, questa è una carta che io adoro, è lui che mi ha dato la forza per fare la review di sindacato. Che è imbarazzante. Imbarazzante. Imbarazzante, imbarazzante, imbarazzante. Le carte di sindacato fanno schifo. Non si giocherà mai nessun archetipo taglie. E se si giocherà, si farà solo perché non è una season competitiva. Solo perché la gente si è rotta le balle di giocare lo stesso mazzo e le stesse carte da 6 mesi a sta parte. Non sono una motivazione per il lavoro fatto dalla CD Projekt per quanto riguarda sindacato. Bocciata completamente. Il mio archetipo preferito mi hanno semplicemente irritato e innervosito nel fare la review. Sono curioso di sentire i vostri commenti, perché io ho parlato abbastanza e qualsiasi altra parola sarebbero altri insulti, e non mi piace insultare. Preferisco fare delle critiche costruttive. Qui non ci sono critiche costruttive, qui ci sono solo insulti. E infatti, non a caso, l'ultima chicchetta, dietro alla famiglia Hale, dove c'è Olivia che non sa che sta combinando, dove c'è Fabian che ha dei grossi problemi, si vede, cioè nel senso lo vedi, ha problemi, c'è Ignatius che sta bevendo per dimenticare tutto questo. E con Ignatius che beve per dimenticare tutto questo, io vi saluto. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate voi di queste carte. Cercate di essere placati negli insulti. Se il video vi fosse piaciuto, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità del canale. Prossimo giro sarà Skellige. Preghiamo il cielo che siano delle belle carte. Noi ci becchiamo in live tutte le sere.